Il notiziario di Senigallia Notizie, benvenuti, giovedì 1 di settembre. Due escursionisti di 31 e 48 anni sono stati soccorsi nella serata di martedì dopo essersi persi lungo un sentiero di montagna nel territorio di Serra San Quirico. I due originari di Corinaldo ed Ostra erano partiti nel pomeriggio diretti alla Grotta del Vernino, nel parco naturale della Gola della Rossa e di Frassassi. I due non hanno riportato conseguenze di rilievo da quanto accaduto. Infortunio sul lavoro nella mattinata di mercoledì a Senigallia. Un uomo, 65 anni, che stava lavorando in un campo a Borgo Passera, è rimasto ferito dal trattore che stava utilizzando, riportando un trauma toracico. È stato trasportato all'ospedale di Torrette di Ancona con l'eliambulanza, ma non si trova in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco, ma l'uomo si era già liberato dal mezzo da solo. Presidio per la pace numero 14 a Senigallia, situazione gravissima in Ucraina, ma nessuno ne parla più. Venerdì 2 settembre dalle 19 alle 20 in Piazza Saffi. Ultime due settimane di apertura per la mostra Icons di Elliot Erwitt, in corso fino al 16 settembre a Palazzetto Baviera di Senigallia, che ha registrato migliaia di visitatori durante tutta l'estate. A Senigallia dal 2 al 4 settembre si svolgerà l'evento conclusivo di presentazione dei risultati di Ping Pong Without Frontiers, il progetto europeo che vede come capofila Sport Senza Frontiere Onlus, in collaborazione con ASD Tennis Tavolo Senigallia, con partner in quattro paesi europei. Obiettivo è quello di attivare un programma internazionale di supporto sociale a bambini in situazioni di disagio attraverso la pratica del tennis da tavolo. Nasce un nuovo progetto legato alla città di Senigallia e promosso da Unione dei Comuni, le Terre della Marca Senone e Ambito Territoriale Sociale 8, assieme all'associazione Pop Sofia, per una narrazione atipica del tema del corpo e della mente. Si chiama Filo Addiction. Una giornata dedicata alla filosofia delle dipendenze, in cui la cultura pop, la musica, il cinema, insieme alla filosofia e al pensiero, proveranno a indagare le nuove dipendenze del mondo contemporaneo. Una giornata il 3 settembre con un pomeriggio di conferenze insieme a Filippo Laporta e Fabio Cantelli, e poi una serata al Teatro La Fenice, dove ci sarà un vero e proprio spettacolo di filosofia insieme alla musica dal vivo. Con Riccardo Dalferro cercheremo di indagare quali sono le dipendenze contemporanee, per parlare di cura, di prevenzione, ma anche di identità e di desiderio nel nostro mondo. Sai, quando c'è il sole è fantastico, ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano, negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini, ci piacciono le stesse cose. E con la forza dei nostri soci, viviamo lo stesso territorio da sempre, per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC. Ci riconosceremo al volo. Devi fare un regalo ad un amante della fotografia? Vieni a trovarci da Zona Immagine a Senigallia, in via Piave 25. Abbiamo un vasto assortimento di nuovo e usato fotografico garantito. Troverai sicuramente il regalo giusto. Inoltre, Leonardo e Simone sapranno consigliarti al meglio. Ci trovi anche su zonaimmagine.it. Ed eccoci alle nostre rubriche, partendo dalla foto del giorno. Lo scatto di oggi è di Sabina Bittoni dal titolo Rotonda in giallo. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, alle foto con più like 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Diamo anche un'occhiata alle previsioni del tempo di venerdì 2 di settembre sulle Marche. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24 gradi, la minima di 19. I venti saranno moderati e il mare mosso. La farmacia di turno nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 settembre è la farmacia Avitabile in via Capanna a Senigallia. Grazie per averci seguito. A domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.